Era questa la grande, diciamo, la grande sfida, perché ho avuto la fortuna di poter scrivere dei film, dei programmi televisivi, radiofonici, libri, così, e quindi non mi ero mai misurato su questa struttura che è completamente, completamente diversa. Quindi, insomma, era questa un po' la mia. Avevo voglia anche di una cosa nuova, ecco. Cioè, assolutamente tante cose sono autobiografiche, ma quello a prescindere da quello che uno scrive. Qualsiasi cosa tu scrivi, cioè qualsiasi cosa una persona si mette a scrivere, ci sarà sempre qualcosa di autobiografico. Anche se parla di una guerra dell'Ottocento, c'è un momento in cui racconterà un sentimento che è autobiografico. La struttura di una serie televisiva è anche più complessa per certe cose, perché ci vogliono delle storie che iniziano e finiscano all'interno della puntata e delle altre storie invece magari che si possono portare dietro per altre puntate. Quindi, insomma, è una griglia verticale, orizzontale che si incrocia ed è, insomma, è un lavoro fatto di equilibri, e per questo è stata una grande sfida, ecco. Perché? Ma intanto alla mia vita personale, alle mie vicissitudini mie e quelle dei miei amici. Poi invece come genere televisivo, come genere di serie televisiva, sono già in Italia non ci sono, diciamo questa è la prima, però nei paesi anglosassoni esiste già da tanti anni, quindi io guardando quella televisione, come dire, ho molti riferimenti. Ora non so se vuoi i titoli, non lo so, per esempio c'è il re di tutti questi, si chiama Larry David, che ha inventato negli anni 90 Seinfeld, che è stata la serie televisiva più vista negli Stati Uniti, e poi adesso ha un altro programma che si chiama Curb Your Enthusiasm. Poi c'è Moron, c'è Louis C.K., c'è The Comedians, c'è Episode, ce ne sono tantissimi. Non mi sembra che stia andando in quella direzione, nel senso che la cultura italiana, diciamo quindi cattolica, è completamente diversa da quella anglosassone, che spesso diciamo, è più condizionata come dire, da una cultura, insomma, quasi tutti gli scrittori delle serie televisive di successo sono quasi tutti ebrei, insomma, perché hanno una cultura completamente diversa. Noi abbiamo in Italia ancora questa dualità fra bene e male, cioè il bene e il male da noi è sempre raccontato da due persone o da due situazioni, ce n'è una buona e una cattiva, c'è una persona buona e una persona cattiva. Difatti le serie sono carabinieri, preti, poliziotti o delinquenti, cioè bisogna sempre dire. La cultura, diciamo, invece le serie americane e anglosassone hanno già superato questa cosa, e il bene e il male sta in una persona sola e non necessariamente nel coprotagonista, ma anche nel protagonista stesso. Quindi tu guardi Mad Men, c'è una puntata dove all'inizio ti è simpatico, a metà mi sembra cattivo, alla fine è buono, la puntata dopo è buono, la terza puntata è cattivo. Breaking Bad è uno buono che inizia e diventa cattivo, l'altro è Dexter che è buono di giorno e cattivo la sera. Tra il bene e il male c'è una continuità ed è dentro ognuno di noi, invece noi siamo ancora italiani brava gente. Sì, perché io cerco di realizzare un sogno dentro questa serie televisiva, e invece di trovare un paese che mi dice no, non si fa, trovo sempre un paese che mi dice sì, bellissima, la faremo, e poi invece non la fai mai. Nel frattempo devi fare altre cose che ti chiedono di fare, ecco. Ogni personaggio famoso, diciamo riconoscibile, pubblico che entra in scena interpreta se stesso. Quindi Roberto Vecchioni fa Roberto Vecchioni, Benedetta Parodi fa Benedetta Parodi, Roberto Saviano fa Roberto Saviano, Vasco Rossi, va. Però io ho scritto all'interno di questi personaggi famosi dei personaggi inventati. Quindi tu li riconosci, però hanno delle fobie, delle manie che invece ho scritto io, ecco. Oh, ragazzi di TV Zoom, dal 9 di novembre la potete vedere sul canale 9, ma su Dplay la potete vedere praticamente da adesso. Ecco, potete già andare lì, Untraditional. Grazie.